Siamo a Stabia, presso il Ponte Faini. Oggi è il giorno 10 agosto 2015 e in questo posto esiste un impianto di ossigenazione del canale terzo. Come vedete, questa struttura alle mie spalle è formata da un bombolone che allo stato attuale, come possiamo vedere da manometri, risulta essere completamente vuoto. Questo è un punto in pratica di immissione di ossigeno in questo canale che è un affluente dell'Usciana. Da qui sopra il ponte possiamo vedere che ci sono i tubi che portavano l'ossigeno agli irrogatori dentro l'acqua che sono completamente staccati ed applicati alla rete. Ecco, da qui possiamo osservare l'irrogatore di ossigeno che è quel quadrato di colore arancione. Adesso è sulla sponda, ma questo una volta era sopra, era dentro l'acqua e da lì praticamente arrivavano tutti i tubetti dell'ossigeno provenienti dal bombolone. Vi assicuro che questo impianto qui, fino a 2 anni fa, era perfettamente idoneo e funzionante. Adesso, le condizioni pessime che possiamo vedere, di tutto l'impianto, l'erba che è cresciuta intorno al bombolone fa pensare che la struttura oramai è ferma già da parecchio tempo. Ecco, da Stabia ci troviamo qui in Massarella, più precisamente siamo sotto il ponte in località La Cavallaia. Qui c'è una postazione di rilevamento dei dati delle acque. In quell'armadietto appeso al pilone è contenuto un impianto di registrazione dei dati, tra cui livello di ossigenazione delle acque. All'interno dell'armadietto c'era una chiavina SD sulla quale venivano registrati appunto questi dati. La chiavina veniva sostituita e scaricata sui computer con cadenze regolari. Da qui vediamo che l'impianto ormai è fuori servizio, tant'è vero da quel corrugato che è applicato alla parete non passano più i fili delle sonde che erano immersi nell'acqua poco più avanti, che adesso vedremo. Ecco il tubo di corrugato nel quale arrivava praticamente i cavi collegati alle sonde che una volta erano immersi dentro l'acqua. Così, all'interno di questo recinto, diciamo che serviva a proteggere le sonde appunto da eventuali corpi che potevano arrivare dal torrente per non essere danneggiate. Ecco, adesso praticamente qui non c'è più niente, le sonde sono state completamente tolte, è rimasto in pratica tutto abbandonato e quindi non si effettuano più le rilevazioni. Terzo step del nostro reportage, ci troviamo adesso a Castelfranco di Sotto, in via Piedimonte. E qui è stato realizzato un altro impianto di immissione di ossigeno, questa volta all'interno del canale Usciana. Anche questo impianto, come gli altri che abbiamo visto, è vuoto, il bombolone non contiene più ossigeno e da qui partivano le tubazioni che raggiungevano il canale Usciana. Per ossigenarlo in maniera continua. Ecco, questo quello che vediamo è il canale Usciana. Ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica e i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Destra e sinistra sono solo congetture, non si arrenderanno mai, ma gli conviene, noi neppure.